una forma di vampirismo rispetto alla realtà, che è una capacità di raccogliere molte cose che ti vengono offerte dal mondo in cui vivi e riesci a riformularle. È per questo che il vampirismo, ma nel senso più alto del termine, è uno degli aspetti più interessanti, secondo me. Anche in tutte le discipline. I pensieri li formuli perché hai della terra su cui impiantare i pensieri stessi, insomma, cioè dove puoi radicarti. L'intuito può essere nel scegliere quello che in quel momento può essere raccolto e può essere ritrasformato. E lì, secondo me, c'è il concetto di contemporaneità. L'attenzione per il mondo che mi circonda è fondamentale. L'attenzione al mondo animale è sempre stato un punto importante del mio guardare. Il progetto più grosso che si è concluso l'anno scorso, quello di Balena Project, è nato nei modi più casuali, cioè dall'incontro anche con persone che mi hanno dato fiducia in un certo momento della mia esistenza per costruire una balena a dimensioni reali in tessuto e portarla in giro affinché innescasse ogni volta delle situazioni e delle relazioni nuove. Il progetto in quel caso era nato da più elementi che si sono uniti tra loro, in particolare da ricordi infantili delle colline qua attorno, dove avevano ritrovato ossa di balena, di proto-balena. Da questo film straordinario di un regista ungherese che si chiama Bélatar. Questo film in particolare si chiamano Le armonie di Werckermeister e sono questo racconto incredibile di una balena portata da un enorme tir che arriva in questo piccolo villaggio e da lì si scatena tutta una serie di eventi nefasti dove involontariamente la balena diventa quella che guarda con occhio anche un po' sperduto gli eventi cruenti che le capitano attorno. Per dire un'idea, no? In qualche modo puoi usare di tutto quello che hai sotto mano, almeno nel mio caso ho fatto così. Il tessile è sempre stato qualcosa che mi ha fortemente attratto per tutta una serie anche di rimandi metaforici, semplicemente perché era iniziato tutto lavorando su dei soggetti che richiedevano in quel momento l'uso di un filo e di un ago e di una struttura sulla quale far crescere questi licheni, queste forme vegetali. Nello specifico di Marras è stato un... avevo collaborato con lui qualche anno fa, quando mi chiamò per un progetto ad Alghero e mi fece conoscere alcune delle signore con cui spesso collabora, perché una delle sue forze anche emotive è quella di poter lavorare con una tradizione molto radicata sul territorio e quindi si avvale delle conoscenze tecniche e umane. Per questa occasione della balena ho pensato di chiedergli se aveva voglia di tornare a lavorare con me e ha risposto straordinariamente di sì, lui e la sua compagna Patrizia e questo circolo Marras che è veramente una grande famiglia. E insieme a Vinicio Caposela hanno partecipato al funerale della balena dentro questo edificio, un opificio tessile abbandonato da alcuni anni, ma in quell'occasione, prima addirittura dell'apertura, la balena ha potuto cambiare forma. Nuove balene che sono state riempite con l'imbottitura della balena madre, borse del pallone gonfiabile che stava al suo interno e soprattutto la pelle esterna che era la parte più preziosa e riconoscibile in qualche modo, è stata trasformata in giacche da uomo su modello di Antonio. Per il funerale della balena il video è stato diretto da Daniele Signaroldi, che è un videomaker anche lui piacentino. Street maps è un termine con il quale si indicano, chiamiamole, mappe emotive, nel senso dove vengono date indicazioni specifiche di luoghi di interesse. E in questo senso l'ho pensata proprio come una mappa di carattere emotivo, di luoghi e di situazioni e di incontri. È capitato di incontrare una persona di cui ho un'enorme stima sotto molti punti di vista, che è questo grande artista inglese Hamish Fulton, che ha basato l'intera sua esistenza sul camminare. E più passa il tempo, più capisco come questa sia veramente una metafora assolutamente ricca e pregna
per l'idea di un viaggio che non è solo fisico ma esistenziale.